Infatti, è ben arrivato a Roberto Fico, l'onorevole Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, buongiorno, ci è venuto a trovare, è anche presidente della Commissione di Vigilanza parlamentare della RAI, dunque doppiamente ben arrivato, in parte anche a casa sua questo. Cominciamo subito a entrare nel vivo della questione perché sono tante. Le cosiddette comunarie, per esempio, voi avete già scelto due candidati per Milano e Torino, sono due donne, procederete nella stessa direzione anche per le altre città in lizza, per esempio Roma, Napoli? Intanto siamo contentissimi di aver scelto già due candidati sindaci, siamo gli unici ad averlo fatto in due importanti città come Milano e Torino. Sono due donne, secondo me, straordinarie, molto competenti, oneste e che in questi anni hanno fatto un lavoro sul territorio davvero eccezionale. A Torino Chiara Appendino è stata veramente una spina del fianco di Fassino ed è riuscita a spulciare fino in fondo tutto il bilancio comunale. Oggi lei conosce tutto e conosce ogni cosa e quindi sarà, secondo me, insieme a Patrizia Bedori, un candidato, due candidate davvero straordinarie. Procederemo anche alle elezioni, alle comunali a Roma e a Napoli e cercheremo di... Consultando sempre la rete? Dipende, a Roma probabilmente sì, faremo le elezioni online, sicuramente. Questa risposta dipende, infatti ha acceso un po' di polemiche, sia a Torino che a Milano, la modalità con cui avete scelto le vostre candidate. A chi vi accusa di mancata trasparenza, di seggi blindati, anche all'interno del movimento ci sono state parecchie critiche, cosa risponde? Sì, la rigetto al mittente anche perché... E storicamente il Movimento 5 Stelle nei comuni si è sempre auto-organizzato nella forma in cui meglio credeva e quindi tutti i partecipanti in autonomia organizzano le liste come meglio credono nelle elezioni per formare la lista. Ora poi la lista arriverà allo staff di Beppe Grillo e verrà certificata, ma non c'è nessuna mancanza di trasparenza, anzi è stato fatto tutto nel modo più limpido e trasparente possibile, al 100%, infatti non abbiamo nessun tipo di problemi. Certo non facciamo le primarie dove vanno a votare i cinesi. Senta, Patrizia Bedori, candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Milano, ha detto che si tornerà finalmente a dare la parola ai cittadini e quindi consultare sempre i cittadini. Questa è una cosa molto bella in via teorica, ma in via pratica non si corre il rischio di bloccare la democrazia. Insomma, qualcuno alla fine deve pur decidere se su ogni questione si apre un dibattito immenso rivolto a tutti quanti i cittadini, si perde il principio della delega. La delega è: io do mandato a te, tu decidi per conto mio, se non mi piace ti rimuovo all'elezione successiva. Se ogni volta c'è una consultazione... Due cose. Primo, non è vero che ogni volta c'è una consultazione, ma sui nodi principali c'è la consultazione. Noi in Parlamento, come Movimento, abbiamo più volte consultato tutti gli iscritti certificati e nei momenti più delicati abbiamo preso le decisioni tutti insieme e mi sembra che fino adesso è andata molto bene. E noi dobbiamo anche un po' superare la cultura però della delega, dove io metto una X alle elezioni su un simbolo, poi arriva il parlamentare o il consigliere comunale e decide per te. Questo modo non funziona più, è un mondo che sta cambiando. Noi dobbiamo riuscire invece a far partecipare tutte le persone al processo decisionale senza però pensare che si deve discutere su ogni cosa, perché noi abbiamo un programma e noi dobbiamo attuare quel programma. Però i cittadini devono avere il potere di dire: se non stai attuando quel programma per cui ti ho votato, vai a casa. Ma le regole valgono sopra ogni cosa? Mi spiego e la declino per quanto riguarda la città di Roma. Sì. Sareste pronti voi a rompere la regola per cui chi occupa un posto in Parlamento non può diventare primo cittadino? Oppure, scegliendo persone poco conosciute ai più, perseguirete la logica del nominiamo prima il nostro candidato e diamo più tempo alla gente per abituarsi? Non derogheremo mai a una nostra regola, ma per un fatto e un motivo fondamentale. Se tu deroghi a un tuo principio, a un tuo valore così importante, hai distrutto tutto, deroghi a tutto. Ed è quello che i partiti hanno fatto in questi anni, derogando i loro valori, i loro principi, facendo compromessi al ribasso, sono arrivati a quello che oggi vediamo e sappiamo e conosciamo tutti. Quindi nessun parlamentare, nessun volto noto si candiderà alle comunali come sindaco di Roma, come sindaco di Napoli. Noi dobbiamo andare per la nostra strada, una strada che secondo me è molto coerente, e questa coerenza, ovvero dire esattamente quello che si fa e fare esattamente quello che si dice, è il nostro valore aggiunto e ritorna alla politica una condizione di realtà e di verità molto forte rispetto a tutti coloro che ogni volta dicono una cosa e ne fanno un'altra. E questi cittadini lo capiscono e lo comprenderanno anche a Roma nel modo migliore.
Nel corso degli anni siete stata una forza politica straordinaria, fuori dal comune, vi siete affermati in tutte le regioni d'Italia, però qualcuno nota che insomma, avete perso strada facendo un bel po' di deputati e senatori per questioni di democrazia interna. No, in realtà non sono questioni di democrazia interna, ma sono questioni di non rispetto delle regole, dei patti che tutti avevamo fatto prima delle elezioni. Allora tu puoi fare due cose, o fare finta di niente e tenere all'interno e mantenere all'interno delle persone che non rispettano ciò che hanno detto agli elettori e ai cittadini prima di candidarsi, oppure tirare fuori il polverone e dire così non va bene. Quindi una parte di persone che non volevano più aderire ai principi e ai valori del movimento sono andate via o da sole o con una votazione le abbiamo mandati via. E questo fa sì che il movimento rimane il movimento pulito, onesto, trasparente che è oggi. E oggi infatti abbiamo molto più consenso proprio perché abbiamo fatto questo tipo di operazioni e non ci siamo sporcati come gli altri. È anche presidente di Commissione Vigilanza RAI, quindi non possiamo non farle la domanda che riguarda la riforma della RAI, la televisione nazionale. Non le chiediamo se le piace o meno perché abbiamo capito come la pensate, ma in quale direzione stiamo andando rispetto al cambiamento? Sì, le dico chiaramente che non mi piace la riforma e lo ribadisco qui, ma perché c'è un punto fondamentale che vorrei trasferire anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Con questa riforma il governo, il Presidente del Consiglio, decide e sceglie l'amministratore delegato. E nessun luogo di Europa avviene questo. C'è sempre un cuscinetto tra la politica e l'azienda radiotelevisiva pubblica. Se questo cuscinetto viene a mancare, come manca in questa riforma, praticamente si va ad occupare il servizio pubblico. E questo non è possibile anche perché il canone lo pagano i cittadini e i veri finanziatori del servizio pubblico sono i cittadini che pagano il canone, punto. Voi credete ancora che sia praticabile l'idea del reddito di cittadinanza con i chiari di luna che stiamo attraversando? Sì, assolutamente praticabile. Il reddito di cittadinanza costa circa 17 miliardi di euro, noi abbiamo trovato tutte le coperture finanziarie ed va a impattare su 9 milioni di cittadini che in questo momento sono sotto la soglia di povertà. Sono circa 780 euro per persona ed è una vera e propria manovra economica che farebbe anche ripartire i consumi e aiuta le persone che in questo momento sono in difficoltà. Secondo me è assurdo non pensare a una manovra che oltretutto è presente in quasi tutti i paesi europei. Una domanda diciamo così di carattere un po' diverso, anzi corro quasi il rischio di avere un conflitto di interessi in questo. Chi vince lo scudetto quest'anno? Questo però non vale allora come domanda. Io okay, siamo tifosi a Napoli tutti e due, scusa. Diciamo così, dice Sarri è una bestemmia parlare di scudetto, non quindi ne parliamo. Non ne parliamo per scaramanzia. Grazie Roberto Fico del Movimento 5 Stelle per essere stato qui con noi.